Ok, ragazzi, il supremo Vlad vuole famiglie numerose, per cui anche le industrie si adeguano. Вы знаете, что Владимир Владимировичем Путиным 2024 год объявлен годом семьи. Vladimir Vladimirovich ha dichiarato che il 2024 sarà l'anno della famiglia. И для нас семья это не просто родители и дети в этой семье. E per noi una famiglia non è composta soltanto dai genitori e dai figli. Per Для нас семья это широкое понимание. noi la famiglia è un concetto più ampio. Это молодая семья. Это семья, которая имеет детей. Una famiglia giovane è una famiglia che ha dei bambini. Это здоровая семья. Это трудовая семья. Это È una famiglia sana, una famiglia di lavoratori. многопоколенческая семья. È una famiglia multigenerazionale. И о каждой семье и о каждом члене этой семьи. Ed il sistema sanitario deve prendersi cura di ogni famiglia. Здравоохранение тоже должно позаботиться. E di ogni membro della famiglia. Поэтому мы предусмотрели в программе с отдельным тарифом. E così noi abbiamo provveduto a sviluppare un programma con una tariffa speciale. Диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья. Per tutti gli uomini e le donne che vogliono accertarsi della propria salute riproduttiva. Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи. Per portare le cure mediche più vicine ai cittadini lavoratori. Со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования. Introdurremo osservazioni capillari dei lavoratori. Диспансерное наблюдение за работающими. Con una tariffa separata rientrante nel sistema di assicurazione obbligatoria dei lavoratori. Конституцией Российской Федерации закреплено равное право всех граждан на получение медицинской помощи. La Costituzione della Federazione Russa garantisce infatti a tutti i cittadini il diritto di disporre di cure mediche. E se queste cure mediche iniziano con l'assicurarsi che tu sia in grado di riprodurti per garantire a zio Vlad una famiglia con 5 figli, che cosa potrà mai andare storto? Iniziamo dall'elefante nella stanza. Se stiamo realmente parlando di diritto alla tutela alla salute, per quale motivo zio Vlad inizia a far controllare i lavoratori in relazione alla loro capacità riproduttiva e non, per esempio, in relazione alle malattie più frequenti? Insomma, se lo scopo è quello di prevenire le malattie, dovresti inserire dei controlli cardiaci gratuiti, visto che gli infarti sono la prima causa di morte nel mondo. E naturalmente in alternativa puoi fare i controlli del sangue per assicurarti che polmoni, fegato e cellule assortite funzionino a dovere. E invece no, zio Vlad ti fa pagare una tariffa agevolata per assicurarsi che tu possa concepire dei figli. Quindi, sì, avete capito bene, non solo si fanno i controlli sulla capacità riproduttiva come si usavano per esempio nella Romania di Ceausescu, ma questi controlli, anzi il costo di questi controlli, viene scaricato sui poveri cittadini lavoratori russi, parte rilevante dei quali è impegnata in una cosuccia chiamata Operazione Militare Speciale, altresì nota come guerra contro l'Ucraina. E dato che non si praticano neppure le rotazioni, è improbabile che tutti riescano a tornare per mettere al mondo dei figli fra una trincerata e l'altra. Perché in guerra, è bene ricordarlo, accadono degli incidenti pazzeschi. Questo, per esempio, è il general maggiore Vladimir Zavadzky. Egli, mentre si trovava in prossimità del fronte, per qualche misteriosa ragione, invece di utilizzare un maschio mezzo russo, ha preferito sfruttare un mezzo requisito agli ucraini per effettuare una ricognizione.
Sventuratamente per lui, gli artiglieri non erano al corrente del fatto che in quel mezzo requisito agli ucraini ci fosse il loro vicecomandante, e così hanno iniziato a bersagliarlo come se non ci fosse un domani. E naturalmente, se c'è una cosa che tutti i maschi alfa russi sanno, è che i mezzi occidentali sono progettati per scappare velocemente. Il general maggiore è infatti riuscito ad allontanarsi dalla zona di fuoco, ma per sua sventura è finito all'interno di un campo minato russo. E come tutti sanno, i veri maschi alfa russi depositano le mine senza annotare con precisione la posizione delle stesse. Tanto si tratta di far saltare per aria cose e persone. Per quale motivo dovresti fare la biffetta occidentale segnandoti la posizione di ogni singola mina? Ok, ve la faccio breve. Il general maggiore è saltato su una o più mine e ha perso la vita. Tuttavia si tratta di un caso sfortunato, perché da qualche giorno la percezione globale è quella che i russi possano finalmente riuscire a vincere questa guerra, alla facciaccia degli ucraini e delle potenze occidentali. Da quando l'Economist se n'è uscito con un titolo del genere, i figli di Putin non li tiene fermi più nessuno. Il problema sta nel fatto che questo non corrisponde esattamente alla realtà, perché negli ultimi 2 mesi è vero che i russi sono riusciti a guadagnare un po' di terreno, ma esattamente quanto e quale tipo di terreno hanno guadagnato? Hanno preso principalmente dei campi e sono arrivati all'ingresso di Stepove, che in pratica è una frazioncina alle porte di Avdiivka, che a sua volta è nella provincia di Donetsk. E inoltre i russi, per conquistare quei campi, hanno perso 915 vite, più tutti i mezzi. Il mese di novembre, ragazzi, è stato il secondo peggior mese di sempre per l'esercito russo. Di peggio hanno fatto soltanto durante l'assalto di febbraio, nei primi 10-15 giorni. E oltretutto, se i russi stessero realmente vincendo la guerra, non avrebbero bisogno di reclutare un 15% di militari in più. Né ci sarebbe bisogno di umiliarsi andando a elemosinare qualche proiettile in più all'Iran e soprattutto alla Corea del Nord. Senza contare il fatto che c'è anche un'altra realtà che ci viene narrata dai canali Telegram russi, quella in base alla quale i soldati russi se la stanno passando male, malissimo. Ogni volta vediamo dei filmati che li riguardano, poveracci. E ultimamente pare che addirittura siano rimasti senza cibo. I soldati russi patiscono la fame. In particolare nel video collegato a questo articolo pubblicato sul sito internet Lekiv Post si può notare come i soldati russi non solo siano messi a stecchetto al fronte, ma anche quando sono feriti non percepiscono la diaria da operazione militare speciale. Se sono feriti, percepiscono la diaria normale da militari. Poi, naturalmente, l'apparente sensazione di invincibilità dei figli di Putin è data anche da quegli pseudo-influencer italiani che ripetono a menadito tutto ciò che dice e recita attraversa l'etere in nome per conto della propaganda russa, la quale sostanzialmente è diventata la parodia di se stessa. Intendo dire, guardate i titoli su Soloviev. Per un centimetro di terreno conquistato, centimetro di terreno dove peraltro non ci sono neanche infrastrutture, non ti garantisce alcun vantaggio tattico o strategico, sembra sempre ogni volta che i russi debbano arrivare a Lisbona o a New York, facendo però il giro dalla parte dell'Alaska e dell'Oceano Pacifico, mica l'Atlantico. E poi anche noi nel nostro piccolo scherziamo su questa tendenza con la rubrica Nemico della settimana, perché stando ai propagandisti russi, ogni settimana si combatte e si sconfigge un nemico diverso. Qualche volta sono gli americani, qualche volta la NATO, qualche volta gli ucraini, recentemente erano stati finlandesi. E tra oggi e ieri qualcuno ha anche affermato che per conquistare i paesi baltici la Russia impiegherebbe soltanto 15 minuti.
quando in realtà poi entro i successivi 15 inizierebbero a piovere testate nucleari della NATO, perché ricorda tutti che i paesi baltici sono membri dell'alleanza. Nel frattempo, secondo la narrativa che sta prendendo forma nella propaganda russa e nei desideri del governo federale russo, un singolo italiano è stato catturato perché è responsabile di diversi sabotaggi ai binari russi. Sì, avete sentito bene, in pratica un nostro connazionale è stato accusato dal governo russo di essere il principale sabotatore delle linee ferroviarie. Naturalmente non avrebbe agito da solo, sarebbe stato addestrato dalla NATO e reclutato dagli ucraini, anche se questo nostro connazionale è nato e cresciuto per lo più in Russia. A parte questo, gli ucraini sanno di non poter contare in eterno su tutti i loro alleati e nel loro piccolo stanno cercando di organizzarsi per produrre i proiettili e quanto serve per condurre la guerra. Oggi abbiamo la notizia che gli ucraini hanno iniziato a produrre proiettili da 122 mm per l'artiglieria al di fuori dei propri confini con uno stato partner. Le munizioni, infatti, come tutti sappiamo, stanno iniziando a diventare abbastanza rare perché noi in Occidente non ne abbiamo prodotte così tante e soprattutto non ne abbiamo mai consumate così tante. E diciamoci le cose come stanno, gli ucraini hanno molti più incentivi rispetto a noi per riprendere la produzione di questi gingilli. Similmente l'Ucraina sembra essere in grado di iniziare anche la produzione delle artiglierie semoventi da 155 mm. Questi giocattoli qui. Quindi sì, i russi stanno passando all'economia di guerra, ma non è che gli ucraini stiano scherzando. E per il momento, ragazzi, è tutto. E voi che cosa ne pensate di tutto questo? Si tratta di una nuova fase del conflitto oppure della solita minestra riscaldata? Come sempre, fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video, ricordatevi di diventare un Patreon se volete o potete, oppure ancora, al minimo sindacale, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete i link con gli amici e lasciate un grande e grosso mi piace. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto!